Il circo di Zoo. Su. Scusa, Elsie, ma devo esercitarmi molto bene, perché da grande voglio fare il giocoliere. Credevo che volessi fare il poliziotto. No, quello era ieri. L'altra sera il nonno mi ha insegnato come si fa. E... Hm? Un giorno sarò il più grande giocoliere del mondo. Ciao, Elsie. Ciao, Su. Ma sei proprio bravo, Zoo! Sembri un vero giocoliere! Wow, Zoo! Sei davvero un bravo giocoliere! Hm? Oh, no! Insomma, Elsie! Scusami, Zoo! Stavi andando così bene! Ma voglio farti vedere una cosa! Zoo! Hm? Hm? Che ci fai con quelli? Sono gli hula hoop! Guarda! Sei bravissima! Grazie! Ehi, Elsie! Mi è appena venuta un'idea fantastica! Insieme possiamo fare uno spettacolo da circo! Tu fai l'hula hoop e io faccio il giocoliere. E poi che altri numeri fanno al circo? Bisù! Ha telefonato il signor Zoe poco fa. Ha molto da fare oggi al negozio, così ha chiesto se può portare qui Zack per giocare con te. Ma Elsie e io stiamo preparando uno spettacolo per il circo. Beh, forse Zack può aiutarvi. Potrebbe fare il domatore di elefanti. Noi non ce li abbiamo, gli elefanti. Comunque, sono sicura che troverete qualcosa per lui nel vostro circo. Va bene, mamma. Oh, ciao, Zack. Su, Elsie, ti stanno aspettando. Sono laggiù. Grazie. Oh, wow! Che cosa state facendo voi due? Ciao, Zack! Prepariamo uno spettacolo per il circo. Puoi partecipare anche tu se ti va. Oh, sì, grazie! Sai fare una delle cose da circo? Sì, io so... a dire la verità, io non so fare niente. Beh, potrei insegnarti a fare il giocoliere. Butti in aria una palla, così. Poi... prima di riprenderla, butti in aria un'altra palla. Prova tu adesso. Beh, va bene. Provaci ancora. Si impara subito, subito, vedrai. Ci picchio. Non preoccuparti, la troveremo. Bravissimo, Pac! No, non sono per niente bravo come giocoliere. Sai, come mi dice sempre il nonno, bisogna esercitarsi molto per diventare bravi. Beh, ma se non faccio il giocoliere, che altra cosa posso fare nel circo? Che ne dici di fare un pezzo con l'hula hoop? È facile, facile. Questo non sembra difficile come quello di prima. Stavolta credo di farcela. Non è tanto facile come sembra. Muovi il bacino in questo modo. Gira e gira e gira. Coraggio, Zack! Ce la puoi fare! Molto bravo, Zack! Sì! Sì! Accipicchia! Ho paura di non essere bravo neanche a fare l'hula hoop. Beh, ci deve essere qualcosa che puoi fare. Trovato! Ti andrebbe di fare il funambolo? Fare il funambolo? Certo, non cominceresti sulla corda del bucato. Prima bisogna fare un po' di pratica. E io so cosa farti fare per cominciare. Nonno, posso prendere una canna di bambù? Così Zack si allena a fare il funambolo. Oh, il funambolo, roba seria. E va bene, allora è tua. Prima alza le braccia per aiutarti a stare in equilibrio. E poi cammina sulla canna. Forse fare il funambolo non è la cosa che ti riesce meglio. Guarda, Pock, come va spedito invece? Ha ha ha!
io non valgo niente come funambolo. Poc è un uccellino, Zack. Tutti gli uccellini lo sanno fare. Sì, lo so. Magari potrei fare l'acrobata. Penso che devi fare un po' di esercizi. Sì, mi eserciterò. Bene, andiamo tutti ad allenarci allora. Dobbiamo mettere in scena lo spettacolo. Ciao, Zack. Come mai tutto solo? Ecco, Zu e Dalsy stanno preparando uno spettacolo da circo. E dovevo fare qualche cosa anch'io, ma veramente io non sono molto bravo con le cose da circo. Non ha importanza. Non tutti possono essere bravi a fare tutto. Sai cosa ti dico? Stavo giusto per preparare un picnic in giardino. Ti andrebbe di darmi una mano? Oh, sì, grazie! Mi vengono benissimo i picnic. Bene, allora prepariamo il nostro picnic sull'erba. È l'ora del picnic! Guardate, io porto la torta. Non è... Oh no, la torta. Oh, mi dispiace. Non ti preoccupare, Zack. Ne ho un'altra già pronta di là in cucina. Oh, Zack, sei proprio buffo. E con la torta sulla faccia poi. Ma certo, ecco cos'è. Come? Cos'è cosa? Che cosa serve in ogni circo, eh? Il clown! Ma certo, il clown! Io farò il clown! E sarà il clown più buffo mai visto in questa città! Ecco, ci siamo! Alcuni trucchi perfetti per un clown! Grazie! E queste scarpe poi faranno il resto! Ed ecco una vecchia salopette! I clown si sporcano facilmente, Zack? Prego, si accomodi qui, signor Zoe. Grazie, Elsie. Prendete posto, prego. Lo spettacolo sta per cominciare. Signore e signori, un applauso agli artisti del Gran Circo di Zoo, Elsie e Zack! Permettetemi di presentarvi Elsie, la regina dell'Ulop, Zoo, il giocoliere e... Bravo, Zoo! Zack, il clown! Eccezionale, bravi! Bravissimi tutti quanti! Sì! Fantastici! Grazie, Zu. Mi sono divertito tantissimo. Sei il miglior clown che abbia mai visto. E quello è il miglior circo che io abbia mai visto. Bravissimi tutti quanti. Ciao, Zu. Ciao, Elsie. Ci vediamo presto. Un clown davvero niente male, eh? Ciao. Zu, c'è qualcosa che non va? Ho cambiato idea. Non mi interessa più fare il giocoliere. Ho deciso che quando sarò grande voglio fare il clown. Oh.
clown Zoo. Buongiorno. Buongiorno, signor Zoi. Buongiorno, signor Zoi. Solo un filone di pane, per favore. Certamente. E tu non desideri niente, Zoo? Tu cosa desideri, Poc? Ah! Per favore, posso avere una mela, signor Zoi? Serviti pure. Bisù! Alla fine ero quasi riuscito a prenderne una. Sì, Zoo, quasi. È stato molto divertente. Proprio come un clown. Cos'è un clown, signor Zoi? I clown sono delle persone che lavorano al circo. Si vestono con dei costumi strani e fanno ridere le persone. Oh, questi clown già mi piacciono. Ciao, nonno. Oh, ciao, Zoo. Mi puoi dire qualcosa dei clown? I clown? Oh, certo, mi piacciono i clown. Mi fanno tanto ridere. Ma come fanno a far ridere la gente? Ecco, hanno moltissimi sistemi. Camminano in modo strano, fanno strani balletti e ogni tanto fanno i giocolieri. Ma non sono molto bravi. Idea! Vorrei tanto diventare un clown. Mi puoi aiutare, nonno? Oh, penso proprio di sì. Per prima cosa devi sapere che aspetto a un clown. Sì. Allora, guardiamo nel mio grande libro dei clown. Oh, eccolo qui. Guarda, Poc, hanno tutti un naso rosso. Allora, se anche io avrò un naso rosso, sarò proprio come un clown. Andiamo, nonno. Vediamo se troviamo un bel naso rosso da qualche parte. Allora? È decisamente un po' troppo schiacciato per un naso rosso. Dobbiamo trovare qualcosa di più grande. Va bene. Che cosa dici di questo? Sembra un mattoncino da costruzione legato sul naso, Zoo. Quello che ci serve è una pallina da ping pong, un pezzo di elastico del colore rosso e un paio di forbici. Oh, e tu ce le hai tutte queste cose, nonno? Potrei anche averle. Vediamo. Grazie, nonno! Perfetto! Proprio come un clown! E ora sono pronta per il mio primo spettacolo! È davvero molto triste oggi. Oh no! E perché è tanto triste? Ecco, gli è caduto un dentino da latte. Devi stare tranquilla. Presto al suo posto ne crescerà uno nuovo. Lo so, ma mi mancherà. Cioè, il signor Zebra dice che gli mancherà. Ti ho detto di non preoccuparti. Io sono il clown Zoo e ti farò divertire in un batter d'occhio. È il signor Zebra che ha bisogno di divertirsi, Zoo. Il signor Zebra! Ma certo! Mettiti seduta! Lo spettacolo sta per cominciare! Facendo il mio divertentissimo pezzo del clown che cade.
Sai, il signor Zebra non l'ha trovato tanto divertente. Ti ha solo visto cadere a terra e così è diventato ancora più triste. Non preoccuparti, Elsie. Io sono il Clown Zoo. E i clown conoscono mille trucchi per far ridere. Lo spero proprio, ma non penso che il signor Zebra sarà mai più felice. Ed ora il Clown Zoo si esibirà nel suo strabiliante pezzo di giocoleria! Per raccogliere le palline? No, grazie! Quello faceva parte del mio pezzo di giocoleria! Il signor Zoe si è messo a ridere quando ho fatto cadere le mele, quindi pensavo potesse far ridere anche te. Forse in quel momento il signor Zoe non era triste come me? Triste come il signor Zebra? Non preoccuparti, Elsie! Lo farò divertire io il signor Zebra, ma forse mi servirà anche l'aiuto del nonno! Andiamo, Pock! Nonno, Elsie e il signor Zebra sono molto tristi oggi e il Clown Zoo vorrebbe tanto farli divertire. Beh, questa mi sembra davvero una buonissima idea. Ma il Clown Zoo non fa ridere abbastanza per uno triste quanto il signor Zebra. Cosa posso fare? Dunque, quando ero una giovane zebra, il mio scherzo preferito da clown era il fiore a spruzzo. Il fiore a spruzzo? E che cos'è? È esattamente quello che ci serve per rallegrare una zebra infelice. Ma prima dobbiamo diventare i clown più divertenti della città. Signor Zebra, che sta succedendo? Attenzione, attenzione, attenzione! E ora ecco a voi il nonno clown e il Clown Zoo! I clown più divertenti della città! Buongiorno e benvenuti al nostro spettacolo! Ciao, ciao, Clown Zoo! Sai cosa ti dico, Clown Zoo? Quello che hai lì è proprio un gran bel fiore! Grazie, nonno clown! È molto bello! Ma il profumo è ancora meglio! Ti piacerebbe usarlo per caso? Oh, sì, con piacere! Me l'hai proprio fatta, Clown Zoo! Ma ora forse vorresti annusare il mio fiore? Però tu non hai nessun fiore, nonno clown. Cosa? Sì, aspetta. Devo averlo lasciato dentro casa. E ora? Questo è un fiore ed è il più grande e dolce fiore profumato che tu abbia mai annusato. Sembra proprio un bel fiore, nonno clown. Attento, Zoo, ti spruzzerà l'acqua. Sì, è un fiore molto profumato. Come? Ma questo doveva... forse non funziona. Molto divertente. Ti è piaciuto, vero, signor Zebra? Il tuo fiore sembra funzionare benissimo adesso, nonno clown. Possiamo scambiarci i fiori, nonno clown? Certamente, Clown Zoo. Ciao, Elsie! Ti piacerebbe annusare il mio fiore? No, per niente, se non mi spruzzi l'acqua. Questo è il miglior fiore profumato di tutto il mondo. Dovresti proprio annusarlo. Allora, va bene. Hai ragione. È proprio il miglior fiore profumato di tutto il mondo. Vorresti annusarlo anche tu, nonno clown? Oh, sì, con piacere. Non vedo l'ora di annusare il miglior fiore profumato di tutto il mondo. Siete veramente i clown più divertenti della città. E adesso il signor Zebra è molto felice. Grazie, nonno. Ero un clown niente male da solo. Ma col tuo aiuto sono diventato il miglior clown mai esistito. Su, veramente non era il signor Zebra ad essere triste. Ero soltanto io. Lo so, Elsie. Sono contento che sei di nuovo felice. Ma il fatto è che il signor Zebra adesso è veramente triste. Oh, davvero? Ma ha detto che se fai ancora il gioco del fiore a spruzzo sarà di nuovo felice. Davvero? Va bene, allora.
allora, Elsie. Buongiorno, Clown Zoo. Ti piacerebbe annusare il mio fiore? Ma certo, nonno clown. Forse però vorresti annusare prima tu il mio fiore. Oh. Lo spettacolo di Zoo. Sbrighiamoci, non possiamo arrivare in ritardo. Stai tranquillo, c'è ancora tanto tempo, Zoo. Prima che inizi lo spettacolo ci vorrà ancora mezz'ora. Ma io vedo soltanto uno spettacolo all'anno e Zebre nella foresta è bellissimo. Voglio essere sicuro che arriviamo in tempo. Perché vanno via tutti? Oh, è successo qualcosa? Ciao, Zack! Vai anche tu a vedere lo spettacolo? Oh no, purtroppo nessuno lo vedrà. Cosa? La compagnia teatrale ha annullato lo spettacolo. Il protagonista ha fatto finta di inciampare in un tronco e si è rotto lo zoccolo. Non c'è un sostituto. Dovremo aspettare il prossimo anno. Buongiorno, Zoo. Buongiorno, Elsie. Ti va di giocare con me a principi e principesse? No, grazie, non mi va. Che ti è successo? Stavamo andando a vedere lo spettacolo, ma è stato annullato. Adesso dovrò aspettare tutto un anno prima di vedere il prossimo. Avrei voluto vederlo anch'io. Mi piace tanto il cavallo fantoccio. È anche il mio preferito. E gli attori sul palcoscenico si devono divertire un sacco. Proprio così. Si divertono parecchio. Sai cosa potrei fare? Mettere in scena uno spettacolo mio, proprio qui e subito. Mamma, papà! Mi è venuta un'idea bellissima. Mi fa piacere vedere che hai superato la delusione, Zoo. Certo, perché io metterò in scena uno spettacolo per tutti voi. Ma è fantastico, Bisù. E qual è la storia che vuoi raccontare? Inventerò sicuramente una. Zoo, di che cosa parla il tuo spettacolo? Ecco, credo che parlerà di una principessa solitaria che scappa dalle sue sorelle cattive per cercare un bel principe. Lo chiamerò Principessa Cenerella! Secondo me lo vorranno vedere tutti il tuo spettacolo, Zoo. Adesso devo cominciare subito a fare le scenografie, a scrivere la storia e preparare lo spettacolo! Questa può essere la scenografia per il castello. E questa sarà la foresta. Cosa ne pensi, Pock? Hai ragione. È troppo piccolo. Una scenografia deve essere grande. Ci penserò meglio più tardi. Ora devo trovare i costumi. Questi possono essere del bel principe. Ma che cosa posso trovare per la principessa? E chi sarà la principessa? Potresti farla tu, Pock. Ti prego, Pock. Tu puoi fare la principessa e io sarò il principe. Ma poi, chi farà le sorelle cattive? No, Pock! Mi servono attori veri, non orsetti di peluche. Ci sono tante cose da risolvere. Forse l'idea dello spettacolo non è stata una buona idea. Se non riesco a fare lo spettacolo, sarà meglio togliere le locandine. Sei grande, Zoo! Davvero? Altro che! A fare uno spettacolo per tutti noi. Non vedo l'ora di vederlo. Ti saluto. Oh no! E adesso come faccio? Bisù, non avevamo capito, sai, che avevi intenzione di fare lo spettacolo in giardino. Ne avevamo capito che quando hai detto per tutti voi intendevi tutta la strada. Sta andando tutto storto. Non ci riuscirò mai a fare lo spettacolo da solo. Ma adesso il signor Zoe e Zack non vedono l'ora di vederlo. Non posso certo deluderli. E allora come pensi di fare? Mi serve una scena, i costumi e gli attori.
Forse se qualcuno mi aiutasse. Per favore! Va bene, ma avremo bisogno dell'aiuto di tutta la famiglia per mettere in scena questa mega produzione teatrale. E quanto devono essere cattive queste sorelle cattive? Tanto cattive! Le sorelle cattive possiedono anche dei poteri magici, Zo? Sì, bisnonnina, dei potentissimi poteri magici. Oh, molto bene, c'era fatto. Mi è appena venuta un'altra idea. Ma certo che sarò il narratore, Zo. È una parte molto importante. Io sarò la principessa. Oh, grazie, Zo. Wow, papà! La scenografia è bellissima! Sono contento che ti piaccia, Zo. E che ne dici di queste? Una foresta incantata. E una caverna oscura. Grazie, papà! Sono perfette! Veramente non avevo pensato alla caverna, ma mi dà una bella idea per la mia storia. Sono la principessa Cenerella, la più bella e coraggiosa principessa del reame. Anche i draghi feroci hanno paura di me. In fondo una principessa può essere coraggiosa come un principe. E allora mi è venuta un'altra idea per far diventare la mia storia ancora più bella. Adesso... credo che andrà tutto a gonfie vele, Poc. Abbiamo una scenografia, le sorelle cattive, la principessa... Oh no! Come ho fatto a dimenticarlo? Il cavallo fantoccio! Ah, Zo! Ho quasi imparato la parte! Nonno, mi sono dimenticato il cavallo fantoccio e non so come posso farne uno! Oh, sto tranquillo, Zo! A tutto c'è una soluzione, zebrottino mio! Troverai di sicuro il modo per inserire il cavallo nella storia! Poc, fatto tutto. Alla fine nella storia ci sarà anche un cavallo fantoccio. C'era una volta una principessa solitaria che viveva con due sorelle cattive. Oh, mi piacerebbe tanto trovare un bel principe. Non ci sono principi nel reame. Perché li abbiamo fatti sparire tutti! E tu, principessa Cenerella, resterai qui con noi per sempre! Troverò mai un bel principe? Cos'è questo suono? È dietro di te! Ah? Ma lì non c'è niente! È dietro di te! Una fata con le piume! Vuole che io la segua? Devo seguirla? Sì, 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 seguila! Una caverna oscura! C'è qualcuno là dentro? È dietro di te! Oh? È un cavallo! Vi siete perso, signor cavallo? Andiamo, vi porterò fuori io. Eccoci qua. Sono contenta di avervi trovato, signor cavallo. Non sarete un bel principe, ma forse possiamo essere amici. Un bel principe! Sono il principe azzurro. Le sorelle cattive mi hanno trasformato in un cavallo molto tempo fa, ma tu hai rotto l'incantesimo con un bacio. Oh. E fu così che la principessa Cenerella trovò il suo bellissimo principe e vissero per sempre felici e contenti. Fine. Sì! Urra! Bravi! 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 Beh, direi che è andata bene. E io dico che fare uno spettacolo è ancora più divertente che andarlo a vedere. Sì! Bravissimi! È stato fantastico, Zo! È lo spettacolo più bello che abbia mai visto! Grazie!
Forse dovrei inventare uno spettacolo tutti gli anni. Oh, certo, finché possiamo fare parte dello spettacolo. Potresti chiamarlo il ritorno delle sorelle cattive. Ma che bella idea! Dicono che gli spettacoli sono per tutte le età. Il Mago Zoo. E magia! Abracadabra! Zoo, cosa stai facendo? Oh, mi esercito! Per cosa ti eserciti? Mamma e papà mi hanno portato uno spettacolo di magia ieri sera. Racconta. Il potente mago misterioso. Era fantastico! È riuscito a far uscire un coniglio dal cappello. Ed è anche passato attraverso un muro. Poi ha messo una donna in un armadio e l'ha fatta sparire. Così ho deciso che voglio fare il mago quando sarò grande. Abracadabra! Credevo che volessi fare il pilota di corse. No! Quello era ieri. Ci vediamo, Elsie! Ci vediamo più tardi, Zoo. Sono tornato! Abracadabra! E un saluto anche a te, Zoo. Come mai hai detto abracadabra? È la mia parola magica speciale. Ho appena usato la mia magia per farti scomparire. Ma, per fortuna, non ha funzionato. Beh, anch'io ho usato qualche potere magico oggi. Veramente? In cucina. Oh, ciao! Come va, Zoo? Ciao, Zoo! Ciao, nonno! Ciao, nonna! La mamma dice che ha fatto un po' di magia. Pronto? Abracadabra! Biscotti al cioccolato! I miei preferiti! Grazie, mamma! Sono anche i tuoi preferiti, vero, Puck? Ma non ne mangiate troppi, altrimenti vi rovinerete tutti e due la cena. Certo però, che fare i biscotti non è una vera magia. Non è il tipo di magia che farò io quando sarò grande. Non ne sarei tanto certo. Questi biscotti sono incantati. Basta mangiare uno di questi e potrai fare delle vere magie. E adesso io mi metterò dietro questa porta mentre tu dirai la parola magica. Ah, e muovi la bacchetta magica 3 volte! Abracadabra! 1, 2, 3! Il nonno è scomparso! Nonno! Visto? Cosa ti avevo detto? Magia! Quella non è una magia, nonno! Sì che lo è! All'età del nonno è una vera magia correre così veloci! Puck! Cosa ha detto la mamma? Però, se devo esercitarmi per fare il mago, avrò bisogno di trucchi magici e non ho niente! Ah, forse posso esserti di aiuto! Un set da prestigiatore. Sì, credo proprio di averne uno a disposizione per te. E se la memoria non mi gioca brutti scherzi, dovrebbe essere proprio questo. Bello! Grazie, signor Zoe! Non c'è di che, Zoo! Grazie, nonno! Oh, molto bene! Abracadabra! Oh, che bravo!
Abracadabra! Ops! È un ottimo set da prestigiatore, nonno. Ma quello che serve a me è un favoloso trucchetto da mago, come quelli del potente mago misterioso. Come quel trucco magico che ha usato quando ha fatto sparire l'assistente nel nulla? Penso di avere la cosa giusta. Sì, è quello che fa al caso tuo. Vieni su. Ecco fatto. Questa è la scatola magica che ti aiuterà a rendere il tuo assistente Pock invisibile. Come funziona, nonno? Guarda, è facile. Apri la porta e il tuo assistente entra. Non preoccuparti, Pock. C'è una porta nel retro della scatola dalla quale puoi uscire prima che Zoo dica abracadabra e apra di nuovo la porta. Adesso dobbiamo solo dipingerla e renderla bella per il tuo spettacolo di stasera. Non vedo l'ora che cominci. Oh, non c'è niente che mi piace di più di un po' di magia. Eccetto gli amaretti. Oh, mi piacciono gli amaretti. Sono buoni. Lo spettacolo comincia. Signore e signori, vi presento il magnifico Zoo Brando. Oh, bravo! Bravo! E adesso, signore, questo è il suo giornale, giusto? Ho detto bene? Sì, è il mio. Ma aspetta, non ho ancora letto le pagine dello sport. Non si preoccupi, signore. Abracadabra! Ecco! Oh! È tornato tutto intero. Bene, bene, bene. Vedo che l'Inter Zebra ha vinto contro la Juventus. Ed ora, per il mio prossimo gioco di prestigio, mi servirà il mio valido assistente. Abracadabra! Come ci è riuscito? Pensi che potrebbe farmi apparire un amaretto? Ed ora, signore e signori, ho bisogno della vostra attenzione per il gioco di prestigio più emozionante del magnifico spettacolo di Zoo Brando! Davanti ai vostri occhi farò sparire il mio assistente! Vi prego di fare silenzio, perché questo gioco di prestigio richiede molta concentrazione. Uno, due, tre, abracadabra! Oh, che bravo! Che meraviglia! Grazie, grazie! Però non potrei rimanere senza assistente per sempre. Così lo farò riapparire. Abracadabra! Ta-da! Abracadabra! Pock! Abracadabra! Dove sarà finito, Zoo? Non ne ho idea! Doveva passare attraverso questa. È una porta segreta. E poi doveva nascondersi sotto il tavolo finché non era ora di tornare. È molto ingegnoso. Sì, però... è scomparso davvero! Non è da nessuna parte! Forse ho veramente poteri magici! Pock! Pock! Dove sei? È finito lo spettacolo? Cosa ne dite di fare uno spuntino mentre aspettiamo Pock? Pock! Dove sei? Dove può essere finito? Bisù! Che Pock sia scomparso per riapparire misteriosamente in cucina.
E poi si è servito un po' dei miei biscotti. Non è così, Pock? Allora, in fondo non sono veramente un mago. Questo è un gran bel sollievo. Sarei stato tanto triste se tu fossi scomparso per sempre, Pock. E io sarei stata triste, tanto triste, se avesse fatto sparire tutti i miei biscotti. Oh, lo sarei stata anch'io. È stato uno spettacolo meraviglioso, Su. È stato... Magico! Magico! Su e la mongolfiera. Sono più in alto io! E ora sono più in alto io! Ora sono di nuovo io! Questo è il bello dell'altalena a bilico. A volte sta in alto e a volte sta in basso. Ma non passa mai troppo tempo prima che torni in alto. Oh, cos'è stato quel rumore? Forse è stato un animale, un leone o magari un orso. O... Cosa? Uno di quei draghi sputafuoco! I draghi non esistono davvero, Su. Ma assomiglia molto a un drago! Magari sputa fuoco, ma non è certo un drago. Guardate! È una mongolfiera. Wow! Che cosa ci fa qui? Andiamo a scoprirlo. Vola davvero molto, molto in alto! Fate presto, fate presto! Comprate i vostri biglietti! Per una settimana sola potrete volare in alto, salire in cielo, oltre le nuvole! Una gita in pallone? Vorrei tanto poterla fare! Aspettatemi qua! Quella cesta sembra molto piccola. Va ancora più in alto di dove voli tu, Pock! Che succede, Su? Non hai voglia di fare un giro in mongolfiera? Su, Elsie, guardate, 3 biglietti per un giro in mongolfiera. Uno per me, uno per Elsie. Grazie. E uno per Su. Quando? Domani di prima mattina. Quanto può volare in alto, nonno? Direi circa 100 metri a occhi e croce. 100 metri? È altissimo! Solo a pensarci mi vengono le vertigini. Non mi sento molto bene. Oh, cielo, Pock! Come faccio a prepararmi per andare così in alto domani? Non voglio rovinare la gita al nonno e ad Elsie. E non voglio neanche che mi lasciano a terra da solo. Adesso i miei piedi non stanno a terra, Pock. E non ho le vertigini. Posso farcela! Beh, questo è un buon inizio. Ma dobbiamo salire più in alto. No, qui non è abbastanza in alto, ma mi sento già meglio a pensarci. Proviamo un'altra volta. Questo è il punto più alto di tutta la casa, Pock. Non ho le vertigini! Urrà! Oh! Oh no! Va troppo in alto e io ho paura! Non posso farcela! Su, che succede? Non sono convinto della gita in mongolfiera, nonno. Non penso di riuscire a salire così in alto. È normale avere un po' di paura delle altezze, Su. Ma io ho un'idea su come posso aiutarti. Buongiorno, Su. Cosa posso fare per te e il nonno oggi? Dei gessetti, una lente d'ingrandimento, una scatola di fagioli saltanti? No, grazie, signor Zoe. Facciamo una gita in mongolfiera domani e... Su vorrebbe qualcosa che lo aiuti ad abituarsi all'idea di stare molto in alto. Oh, la cosa che fa per te.
Perché non provi a giocare con questi palloncini più piccoli? Dopo forse vorrei salire anche su quello grande. Va bene. Oh, Pop, è stato un vero disastro. Oh! Provo di nuovo. Eh? E se succedesse anche al pallone grande? Non mi hanno aiutato proprio per niente, nonno. Se ne vanno dappertutto senza controllo o volano via per sempre. Ci sono. Perché tu e Pock non andate un po' in giro a osservare tutte le cose che sono felici di stare in alto? Va bene. Dopo ti farò vedere un'ultimissima cosa che farà svanire tutte le tue paure. Chi è che è felice di stare lassù? Quelle cime di alberi stanno abbastanza in alto. Non sembrerebbero stare poi così male. E quell'aquilone vola anche più in alto. Vola più alto di dove voli tu, Pock! Stare così in alto non sembra poi così male. Come mai mi sono preoccupato? Guardare su in cielo ti è stato d'aiuto, Su? Un pochino. Pock mi ha mostrato com'era contento di volare sempre più in alto. È salito in alto quasi quanto salirebbe la mongolfiera. Allora guarda questo. È un palloncino ad elio, proprio una piccola versione di quello nel parco. Wow! Ora lascialo andare e guarda in che modo riesce a volare in alto. Oh, è sotto controllo e non vola via per conto suo. Oh, grazie, nonno. Sono pronto a salire in alto, Pock. Non ci crederai mai, ma ho sognato palloni per tutta la notte. Monta su, piccolino. Forza, Su, non devi aver paura. Potrebbe essere l'unica occasione di salire in alto. Va tutto bene, Su. Pensa a tutte le belle cose che hai visto e imparato sulle altezze. Oh, ma è esattamente in questo modo che funziona. La lascio andare su e poi la riporto di nuovo qua giù. Semplice. Un semplice trucco. Va su e giù. Per stare più tranquillo, voglio tenere gli occhi ben chiusi, così non avrò le vertigini. Tutti pronti? Mm-hmm. E allora si vola in alto! Oh, laggiù è un vero spettacolo! Oh. Wow! Fantastico! Guarda, Su! Wow! Allora, che cosa ne pensi? Non capisco perché avevo tanta paura. Tutti hanno paura quando si tratta di fare cose nuove, Su. Ma ad essere coraggiosi si ha sempre da guadagnare. V-
Vi siete divertiti? È stata la più bella gita della mia vita, grazie! Sì, è stata davvero geniale, grazie! Vorrei salirci di nuovo! Temo che dovrei aspettare. Ci sono molte altre persone che vogliono salire. Vuoi davvero salire ancora sul pallone, Su? Oh, sì! Vorrei fare una gita su una mongolfiera vera, senza corda, e fare il giro del mondo, e salire ancora più in alto! Sei più coraggioso di me, Su! Voilà! Pirati e fatine. Io verrò a riprendermelo, Capitan Strisce Nere! Aspetta e vedrai! Questo è lo spirito giusto! Fai vedere che un pirata femmina non è da sottovalutare! Da qui vediamo che si può fare. Si tratta della cerniera. Si è leggermente piegata. La sistemiamo subito. Intanto voi pirati fareste meglio a recuperare quei marenghi d'oro prima che qualche altro pirata in cerca di fortuna ci metta le mani sopra. Oh, giusto! Andiamo! Appena avremo trovato il braccialetto della mamma. Cerca di essere paziente, Zinnia. Deve essere caduto qui da qualche parte. Non può essere svanito nel nulla. Dobbiamo trovarlo. Vale una piccola fortuna. Eh? Ecco dov'è! Davvero? Sul serio? Non è il braccialetto, mi sono sbagliata. Ecco qua, è tornata come nuova. Hai già fatto, sei proprio veloce. Grazie, nonno. Credo che abbiamo ritrovato tutti i marenghi d'oro. Ciao, nonno. Ciao. E come va? Vi state divertendo qui nel parco? Beh, non proprio divertendo. Zelda ha perso un braccialetto molto, molto costoso. Non riesco a trovarlo da nessuna parte. Ora che ci penso, potrebbe essermi caduto in macchina. Andiamo a vedere. Vieni, Zinnia. Posso restare qui col nonno? Ti dispiace? Oh, niente affatto. Allora va bene, cara. Torniamo subito. La macchina è subito fuori dal parco. Forse al Capitan Strisce Nere potrebbe servire un altro pirata nella sua ciurma. Su? Ti va di giocare ai pirati con noi? Ai pirati? No, grazie. I pirati sono sporchi, rozzi e brutti. È un gioco da maschi. Io voglio giocare alle fate. Le fate sono delicate, belle, aggraziate.
Oh, posso essere una fata anche io? Ma, I maschi non possono fare le fate, solo le femmine. Oh, io non lo sapevo questo. Ma puoi continuare a fare spiky. E devi subito correre a nascondere il tesoro nel nostro covo segreto prima che Elsie lo scopra. No, no, Elsie giocherà con me alle fate. Io sono la fata regina e tu sarai la mia fata di compagnia. E se qualcuno ci dà fastidio, noi lo trasformiamo in una rana. Non lo so, Zinnia. Stiamo ancora giocando ai pirati. Ma se non hai nessuno con cui giocare alle fate... Oh, ma tu non puoi giocare ai pirati! Quello è un gioco da maschi! Perché ci devono essere i giochi da maschio e i giochi da femmina? Perché non possiamo giocare tutti insieme? Oh, perché i maschi e le femmine sono diversi! Non ci piacciono le stesse cose! Ma sia a te che a me piacciono i pirati! Ma certo che non ci piacciono le stesse cose! Io penso che le fate siano stupide! No, i pirati sono stupidi! No! Le fate sono stupide! I pirati! Le fate! I pirati! Le fate! I pirati! Mi scusi tanto, fata regina, ma credo che lei sia nel torto. Quella che ha in mano non è una bacchetta magica, è un bastone da rabdomante. Mi permetta? Rabdomante? Che cos'è? A che cosa serve? E adesso guardate bene. Mm? Oh, si muove! Andiamo! Ta-da! Ecco, vedete, se lo sapete tenere, il bastone da rabdomante vi aiuta a trovare l'acqua e anche il metallo. Si chiama rabdomante. Posso provare anch'io? Prima io! E io! E anche io! Per favore, nonno! Posso provare! Oh, oh, un momento di pazienza! Abbiamo soltanto due bastoni, quindi suggerisco di fare due gruppi. Vuoi stare nel mio gruppo? Sì! E tu puoi stare nel gruppo con Zinnia. Con un maschio! Io volevo stare con Elsie! Nonno! Nonno! Funziona! Guardate cosa abbiamo trovato! Oh, siete bravissimi voi due! Andiamo! Che cosa stai aspettando? Vediamo cos'altro possiamo trovare! Ah, complimenti! Entrambi i gruppi hanno fatto un ottimo lavoro. Dite, come vi sembra questo gioco? È fantastico! Divertente! Bello! Grandioso! Lo adoro! E cosa ne pensate? Questo è un gioco da maschi o da femmine? Beh, può darsi che sia un gioco da maschi e da femmine. Quindi sembra che a volte ai maschi e alle femmine piacciano le stesse cose. Sì, è vero! A volte... Possiamo giocare ancora con i bastoni, nonno? Per favore! E va bene, purché non vi allontaniate. La zia e lo zio torneranno a momenti. Va bene! Io vado a guardare da questa parte! Oh, trovato niente? No, il mio braccialetto non è neanche in macchina! Sembra che sia andato definitivamente perso. C'è qualcosa proprio qui. L'ho trovato. No, l'ho trovato io. No, io l'ho trovato. Cosa avete trovato? Un anello da pirata. Una corona da fata. Buoni, buoni, piccoli, risolveremo la faccenda. Un momento, posso dargli un'occhiata? Potrebbe essere... Oh... È così, infatti! Questo è il mio braccialetto! Oh! Phew. Che
sollievo! Grazie, grazie infinite, piccolini! Meritate tutti un bel premio! Cosa vi piacerebbe? Una mappa del tesoro! Un vestito da fata! Mm? Io vorrei solo che i maschi e le femmine giocassero insieme felici! Per sempre! Ha 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 ha